Kaman giardinieri, collegatevi. Collegatevi che oggi toccheremo dei temi tragici, veramente. La dura realtà. Questa sera parleremo della dura realtà del giardinaggio indifferenziato. Buonasera e benvenuto al primo. Mettete like voi che entrate. Ciao Alex Monteleone, buonasera a tutti quanti. Ciao ragazzi, oggi nuovo scenario perché sono a Bologna. Sono a Bologna a fare un corso di marketing per la ristorazione, perché insomma oramai lo saprete tutti che la Virgo si occupa anche di ristorazione, sta lanciando una catena favolosa dal nome Agristeria, e quindi è necessario, no? Quando uno fa un lavoro si deve aggiornare anche sulle vendite, cioè di come si fa a vendere, ok? Allora vi chiedo, mi sentite bene? Perché sono un po' lontano dalla camera, ok? Perché ho un tavolo un po' più... Mi piaceva stare sulla poltrona oggi, c'è una poltroncina, quindi vi chiedo un feedback, ditemi se mi sentite bene, forte e chiaro, perché potrei anche parlare più forte, ma non vorrei che qualcuno, ciao Antonio Cristiani, non vorrei che qualcuno si lamentasse, okay, che mi venissero poi a cacciare. Ciao Alexander, come state ragazzi? Mi sentite? Datemi un feedback. Sì, forte, sì, io sento solo una voce, ma il video è bloccato. Pure gli altri hanno il video bloccato? No, sono problemi tuoi, Alex. Mettete like, ora non vedo nemmeno quanti like state mettendo perché il computer è chiuso, è coperto, ma tra 2 secondi iniziamo. Come state innanzitutto? State bene? State lavorando? No, non mi senti bene, Antonio? Si sente? E a me funziona il video. Antonio, funziona il video? Ciao Caterina Modeo, come va lì giù in Calabria? Tutto bene, io benissimo, benissimo, sono in formissima, sono in un hotel, Hotel Cosmopolitan a Bologna, che è vicino a Fico. Fico, no, il coso lì, l'Italy di Bologna, no? Il parco del food che Farinetti, no? Quello di Italy ha costruito, che fa cacare veramente, giusto Cristiani? Tu non so, penso che tu ci sia stato a vedere che cacata che hanno fatto qui. Se li davano a me 400 milioni di euro faceva molto meglio. Grande Rino Vallone e hotelizzato. Non ho ancora testato il letto, un attimo che testo il letto. Buono. Odio i letti. Ciao Catalin Barsala, odio i letti. Buonasera, odio i letti, quelli, no, cioè la cosa che mi interessa a me è il letto, ecco, perché io ho già il mal di schiena, perché ho fatto il giardiniere, cazzo, ok, siccome sono massacrato, tra l'altro negli ultimi giorni, avete presente quando avete quel dolorino nella zona lombare che vi sentite che potrebbe arrivare il colpo della strega da un momento all'altro, ok, cioè quando ti senti quel dolorino che sai che se anche raccogli un foglio ti scatta il nervo e rimani bloccato, ecco, mi sentivo così, quindi era fondamentale stasera avere il letto comodo dopo che ieri non ho dormito. Ciao Catalito, già salutato, e questa mattina per arrivare a Bologna, code a Prato, grande Valentino Russo, code a Prato, code poi a Bologna, c'è tutta una serie di code. C'è un sonno, volevo dormire, ma non potevo nemmeno andare nella piazzola di sosta, ok? Devo prendere l'autista. La soluzione è l'autista, per me. Basta la guida. Mi ha rotto le palle la guida. Bene, giardinieri, sono Alessandro Difonso, ho anche detto l'agricoach. Sono l'esperto numero uno di marketing per il giardinaggio, ok? Per il settore del giardinaggio, mi avvicino. Grande Aron, ciao, come stai? Perché ho fatto il vostro stesso lavoro, ok? Come giardiniere indifferenziato, ok? E poi ho unito le conoscenze di marketing che mi permettono di essere, diciamo, in questa posizione e di portarvi verso la luce. Ciao Verde America Servizi Group, lunghissimo il tuo nome, non si può partecipare alle dirette con l'AgriCoach se non per raccontare i vostri casi di successo. Quindi venite in consulenza, fate siti, fate quella roba lì, poi avrete l'onore di fare una diretta con AgriCoach raccontando quanti soldi vi ho fatto fare, come tanti giardinieri stanno facendo soldi in tutta Italia. Allora ragazzi, oggi ho fatto due post, oggi ero esaltato lì, non che abbiano detto cose, diciamo, a me sconosciute, però c'erano degli ospiti favolosi. Tra gli ospiti favolosi
c'era anche il famosissimo cuoco Heinz Beck, che è quello che ha il ristorante 3 stelle Michelin a Roma, La Pergola, un tedesco che ha messo in piedi un modello di business nella ristorazione pazzesco, tra ristoranti vari stellati in tutto il mondo, a Tokyo, a Roma, a Dubai. Sembra grande Franco Califano. Beh, Franco Califano era un bell'uomo, Insomma, sarà il capello bianco che è saltato da questa luce questa sera. Sì, sembra un vecchio più che altro con questa luce. Quindi ospiti grandiosi con delle, diciamo, delle testimonianze, dei consigli veramente incredibili. Tra l'altro corso pagato pochissimo, 300 euro, più mettiamoci un 200-180 d'albergo, un paio di cene fuori, insomma con 500-600 euro mi faccio 3 giorni di formazione veramente al top. Con un gruppo appunto che si chiama Ristoratore Top, lo potete cercare anche sul web. Praticamente loro hanno percorso, hanno fatto il mio stesso iter, ok? Nel 2012, nel 2013 hanno iniziato a dire ai ristoratori: ragazzi, guardate che c'è il marketing che fa la differenza. E all'inizio tutti i ristoratori bestemmiavano, dicevano: oh, ma che cazzo dite, non è vero niente, basta che fai da mangiare bene, il passaparola, come voi praticamente, come voi però 10 anni fa, ok? E quindi vengo spesso, cioè mi faccio tutti i corsi loro, come i corsi di altri formatori di marketing. L'anno scorso ho speso 10.000 euro in formazione, okay, tra corsi in aula e videocorsi. Siamo 200-250 persone, ce l'avamo oggi. L'anno scorso, nel 2020, ho speso 10.000 euro almeno di corsi di formazione, mentre voi non volete comprare un corso da 200 euro. In realtà il corso oggi lo trovate, trovate il link, 250 euro. Se siete tra giardinieri indifferenziati, vi consiglio di comprarlo subito, perché ci è spiegato come differenziarvi, ok? Perché ora andremo a capire che è un grave problema. Ciao Francesco Califano, buonasera. Allora, due cose vi riporto, non che non ve le abbia già dette, però diciamo oggi ci è ricaduto l'accento. La sciarpetta, ragazzi, l'ho usata nelle dirette di Agisteria. Questa sciarpetta mi è costata tipo 280 pound, ok? L'ho presa a Londra, in uno degli, o all'ultimo o al penultimo Chelsea Flower Show dove sono stato. La sciarpa 30 pound per andare a prendere a Camden Town, che ho perso l'aereo, che mi è costato 250 euro con Alitalia, con vari ritardi, quindi Londra, Roma, Roma, Pisa, sono arrivato dopo 3 giorni, ok? Quindi 30 pound di sciarpa e 250 euro d'aereo, quindi totale 280 euro circa a essere buoni. Allora, oggi abbiamo discusso, non abbiamo discusso, io non ho detto niente, anzi avevo sonno, non ho fatto manco una domanda, perché io sono solito fare molte domande ai corsi, mi piace domandare, mi piace conoscere, mi piace anche mettermi in mostra, lo sapete che sono un esibizionista del web o anche delle aule. E allora ripongo l'accento su due cose drammatiche, non andate via perché poi parliamo dell'essere differenti a livello di giardinaggio. Prima vi faccio un attimo presente come le strategie, le aziende non vengano costruite a caso, per non dire a cazzo, perché sennò mi sentono i vicini, ok? E parlo in questo caso dei prezzi ai quali uscire, dei prezzi che voi utilizzate per proporvi sul mercato e che a seconda del prezzo che fate andrete a richiamare una certa tipologia di cliente. Quindi proprio in apertura di questo corso praticamente sono stati presentati dei dati economici italiani, e da questi dati economici italiani è emerso che negli ultimi tempi, sì, ho perso l'aereo, stavo, ciao Alessandro Cavazzan, buonasera, benvenuto tra giardinieri evoluti, hai iniziato a vedere il corso, mi raccomando, ciao Nico Brazzale, è roba che dovete fare 4-5 volte, tranne preventivo vincente, la parte del passaparola, che quelle le vedete una volta e le applicate facile facile. Dominio mentale, la parte di marketing online, le dovete fare, rifare, trifare 4 volte, 5 volte, con le cuffiettine, quando siete in giardino, tutti i giorni, mentre siete in macchina, non dovete ascoltare Radio 105, basta Radio 105, basta Radio DJ, dovete ascoltare l'AgriCoach, perché così le cose vi permeano, vi penetrano nella mente, e dovete arrivare al punto in cui non dovete pensare a quello che ho detto io nel corso, tipo fammi ricordare che hai detto, no, vi devono fluire le idee, cioè i concetti, le soluzioni, perché avete
assimilato alla perfezione quello che io dico. È fondamentale, ragazzi, perché il marketing è basato sulla psicologia e basta sbagliare una sfumatura che tra vendere e non vendere, cioè tra vendere e fare una cazzata, il confine è veramente molto molto labile. Ok? Un po' d'acqua, scusate, bevo un po' d'acqua. Nico Brazzale, tu sei nuovo? Non ti ho mai visto su questo canale, può essere? Sei un giardiniere? Insomma, questi dati economici hanno dato l'evidenza di come in Italia, negli ultimi anni, ci sia stata un... Mettete like, per favore. Chi è in diretta, metta tutti quanti mettono like. Se qualcuno vuole condividere, meglio ancora, perché andiamo a fare solo del bene al settore del giardinaggio. Ok? Vi ho già ripetuto come queste informazioni siano preziose per voi, ma fino a qua, cioè, c'è ancora possibilità che tanti le imparino, che tanti le applicano a tutto vantaggio di tutti, perché non si farà altro che educare potenziali clienti a scegliere giardinieri professionisti, ok? E quindi lasciare le briciole agli scalzacani. La competizione va portata verso l'alto, ragazzi, non verso il basso, e ora vi dico perché. Comunque, negli ultimi anni in Italia la fascia media della popolazione si sta sempre più assottigliando, sempre meno sono, ok? Ci sono alcuni della fascia media che sono andati verso l'alto, quindi sono diventati ricchi, i ricchi sono diventati ancora più ricchi, e tanti della fascia media, la maggior parte della fascia media è andata verso il basso, e cioè verso la povertà, ok? Quindi effettivamente il mercato che voi avete a disposizione è o quello verso l'alto, quindi verso il mercato del lusso o il mercato premium si chiama, ok? Ad esempio, faccio un esempio per farvi capire che significa premium, ok? Una Rolls Royce è un'auto di lusso, una Ferrari è un'auto di lusso, la BMW, la Mercedes, l'Audi sono auto premium, ok? Quindi alto livello ma non proprio extra lusso. Quello è il segmento del premium. E quindi poi c'è la fascia bassa, quindi sono aumentati i poveri, ok? Quindi voi avete due possibilità. La fascia media è sempre minore, ok? Quindi o vi lanciate verso l'alto o vi lanciate verso il basso. Cioè, in questo periodo storico si vendono o le cose verso il lusso, ok? Lusso accessibile, che è un'altra definizione molto interessante, ma non è questo il luogo né il giorno né l'ora, perché sono molto stanco per parlare di questa cosa, del lusso accessibile, che è molto interessante come concetto. O a lavorare a basso costo, ma già in qualche diretta, se tornate indietro qualche giorno fa, vi ho spiegato come una piccola azienda non può mettere in piedi un modello di business che gli permetta di lavorare a basso costo, ok? Soprattutto un'azienda di giardinaggio, perché per lavorare a basso costo bisogna avere, diciamo, delle economie di scala, che okay? Quindi in grado di andare a ottimizzare verso il risparmio tutti i costi. Ciao Massimiliano Barbato, buonasera, benvenuto, non ti conosco, se sei un giardiniere lo puoi dichiarare tranquillamente, qui non siamo persone timide e siamo tutti quanti insieme per evolvere il settore del giardinaggio e per, insomma, imparare a essere dei giardinieri differenti, perché ora parleremo di questo tema. Quindi vi ho già spiegato come un'azienda piccola non possa lavorare a prezzi bassi, perché proprio il modello di business che ha non è in grado di sostenerli, ok? Anche perché, e soprattutto, chi lavora a prezzi bassi deve lavorare su enormi quantità, ok? E se voi fate il giardiniere, voi con un dipendente e un altro dipendente, e scambiate le vostre ore di lavoro per soldi, voi avete 24 ore al giorno in cui, oltre che lavorare, dovreste anche dormire 6, 7, 8 ore, io ne dormo 5, 6 a seconda delle giornate, mangiare, avere una famiglia, o magari non avete una famiglia, comunque anche un po' riposarvi. Quindi capirete come sia insostenibile andare a lavorare a prezzi bassi. E tra l'altro qui torniamo sempre a bomba e riguardo alla cazzata di chi dice che bisogna fare prezzi onesti. Che i prezzi onesti significano generalmente prezzi medi, ok? Però vi ho appena spiegato che la classe media sta scomparendo e che quindi bisogna andare o verso l'alto o verso il basso. Ciao Massimiliano, sei un giardiniere? Se sei un giardiniere, diccelo. Bisogna dormire più velocemente, grande Valentino Russo. Infatti, se ci fosse un qualcosa che potesse, diciamo, restringere le ore necessarie a 3 ore, non sarebbe male, come Andreotti dormiva 3 ore, andava a letto a mezzanotte e si alzava alle 3, è rimasto lucidissimo fino a 90 anni. Dove giardineggi tu, Massimiliano Barbato? In quale zona d'Italia?
che ci piace fare le indagini statistiche, mi avvicino così, perché sennò ho paura che non mi sentiate. Mi piace questa, poi guardate che stile che ha la V-Coach, guardate, ha la sciarpa intonata con la testata del letto e anche con la carta da parati, lo stesso motivo, cioè ragazzi, un certo stile. Massimiliano Barbato, Isola d'Elba, quindi villoni a manetta, no, non si sta male, non conosco il mercato dell'Isola d'Elba sinceramente, sei il primo esemplare di giardinieres elbanus. Quindi cari ragazzi, allora dopo questa considerazione, metti il like Massimiliano Barbato, perché ho fatto questa battuta che insomma ci merita un like assolutamente. E dopo, e poi se vuoi puoi anche comprare il corso, perché secondo me ti fa bene, c'è il link, clicchi sopra, vai sulla pagina, ci sono io con un altro video, che non sono in diretta perché sono qua in diretta, prendi una carta di credito, 247 più IVA e ti porti a casa 12 ore di lezione, 46 moduli, ti cambia la vita. Scala cromatica di Itten, rispettata, grande, questa l'hai trovata pure tu la scala di Itten? Cazzo, la scala di Itten ti cambia la vita, ragazzi. La teoria di Itten, teoria di Itten, teoria del colore di Itten, ragazzi. Quando fate le aiuole, voi dovete studiare la teoria del colore di Itten, sia per gli abbinamenti cromatici, sia per il peso che ogni colore ha all'interno di una composizione. Ad esempio, se voi fate una composizione di bianchi e blu, il blu è un terzo, ok? Così come se la mettete ai gialli. Ok? Perché sono colori più pesanti in un certo senso, ok? Che se messi troppo, diciamo, in troppa abbondanza, ciao Pasquale Paco 40, tra l'altro qui sono a Bologna dove c'è Pasquale Paco 40 e c'è anche Antonio Cristiani. Se mi volete offrire cene, ragazzi, sono qua, mi chiamate, mi telefonate, domani sera mi offrite cene, io vengo, solo se offrite cene, se no non vengo. Allora parliamo di giardinaggio indifferenziato. Allora, a un certo punto, non mi ricordo quale degli ospiti ha fatto questa affermazione e ho pensato subito a voi. Ha detto parole testuali, quindi non voglio, diciamo, avallare la mia teoria, non è altro che un ribadire di quello che si dice quando appunto si costruiscono le aziende di un certo tipo. Quindi ognuno di voi guardi all'interno della sua azienda, all'interno della sua coscienza, che io non voglio sapere niente, ma si faccia due conti. Allora, uno, non mi ricordo se Heinz Beck, oppure c'era Teo Musso anche, interessantissimo l'intervento di Teo Musso, che è il founder di Birra Baladin, che Alex Monteleone sicuro conosce perché è piemontese, ma è una birra famosa in tutta Italia, ma anche in tutto il mondo. Loro producono praticamente tutto all'interno della loro azienda agricola e fanno una birra, insomma, artigianale, molto diffusa, un po' al limite dell'artigianalità, secondo me. Poi ora non voglio azzardare dei giudizi che poi non possono essere avventati. Mettete like, ragazzi, chi è entrato, Pasquale Paco 40, metti like se sei entrato ora. E insomma, qualcuno a un certo punto ha detto ristoratore indifferenziato o ristoratore, diciamo, generalista uguale ristoratore medio, ok? E la percezione è quella di ristoratore mediocre, ok? Alex Monteleone dice: qui in Piemonte ce ne sono davvero tanti che fanno birre al top artigianali, ma Baladin, cari signori, sa fare marketing, ok? Sa parlare da Dio, ok? Sa stare sul palco e fa miliardi, fa milioni di euro, 30, 40, 50. Cioè, praticamente raccontava che durante il lockdown ha perso 28 milioni di euro, ha detto che ha perso il 40% del fatturato, quindi fatevi due calcoli, quindi se 30 milioni e 40% del fatturato vuol dire che ne fattura 80, giusto? 70-80, ok? 80 molto probabilmente. Sì, 4, se sono 80, 4 per 8, 32, 4 per 7, 70, ok? Baladin, ok? Sarà buona, non sarà buona, sarà commerciale, sarà al limite, quello che vi pare, ma fattura 70 milioni di euro, che direi che è una cifra piuttosto interessante, perché sa fare marketing, ok? Perché c'è tutto uno story. Se voi andate sul sito della Baladin, e leggete la storia,
Ok? C'è tutta una storia strappalacrime di questo qui, di questo Teomusso, ok? Cioè, capite? Così capite come funziona il marketing. Nel marketing c'è lo storytelling, cioè raccontare le storie del founder, di chi c'è dietro un'azienda. Andatela a vedere poi, dopo la diretta. Quindi l'affermazione è stata piuttosto dura. Cioè, immaginate uno che sale sul palco e sicuramente in mezzo a 200-250 persone c'erano anche dei ristoratori generalisti, che per ristoratore generalista si intende quello che fa carne, pesce, pasta, pizza, carne alla brace, griglia, fritto di pesce, chi più ne ha più ne mette, ok? Che sono dei ristoranti che oramai sono in via d'estinzione. E voi mi direte, eh no, ma quello vicino a casa mia fa un sacco d'affari. Sì, magari è nato 30 anni fa, ok? Se ora apre un ristorante generalista, non ha molta, diciamo, non ha una vita molto lunga. E che equivale a dire, quindi ristoratore generalista, equivale a dire che io faccio tutto a 360 gradi, che io faccio progettazione, realizzazione, impianti di irrigazione, idrosemina, terrazzi, giardini pensili. In realtà c'è una piccola differenza, ragazzi. Cioè che chi fa questa roba qui, in genere sono aziende un po' più evolute. Chi fa anche, diciamo, progettazione. Cioè, il classico esempio è non ve lo so spiegare, ragazzi, sono stanco. Comunque, equiparare, diciamo, ristoratore generalista è equiparare al giardiniere quello che fondamentalmente fa manutenzioni. Ecco, già chi mette dentro delle realizzazioni vere, ok? Già si distingue non per quello che proclama, okay, o per la lista della spesa che mette sul sito, sul furgone, ma perché riesce a fare dei lavori, diciamo, un po' più belli. E come sappiamo bene che in Italia giardinieri che sappiano progettare e fare dei lavori discreti o accettabili da un punto di vista estetico sono molto pochi, e già in quel modo sono, diciamo, almeno nei fatti differenti. Okay? Non so se mi sono spiegato, ma ripeto, sono molto stanco. Ieri sera sono stato a parlare con dei finanziatori fino a mezzanotte, questa mattina mi sono alzato alle 4:30, poi sono partito, ho fatto 6-7 ore di corso, poi sono andato a parlare con un altro finanziatore a Bologna e quindi ho la testa così. E poi sono andato a mangiare da Rodaus, ok? Ho provato Rodaus per la prima volta, bruttissimo Rodaus a Stalingrado, qui a Bologna, ok? Chi conosce Bologna sa dov'è, forse sarà un Rodaus vecchio. Ho mangiato una tartare che mi è rimasta sullo stomaco, ho mangiato anche una tagliata, ok? Solo carne, come i cani, mangio come i leoni, io mangio come le bestie, ok? Quindi, giardinieri che mi mandano i messaggi a tutte le ore, quindi stavo dicendo. Il primo di Bologna, è vecchiotto, brutto proprio, luci basse, sui muri ci sono dei mattoncini posticci pure di colore scuro, cioè brutto proprio, cioè sembrava proprio un ambiente triste, stoviglie vecchie, rovinate, sì, zona fiera, proprio di fronte alla fiera di Bologna, dove si fa l'EIMA. E quindi, cari giardinieri, allora Massimiliano Barbato, a me durante il lockdown mi è triplicato il lavoro perché tanti miei clienti che hanno la seconda o la terza casa hanno investito nei giardini. Recinzione c'era sempre sotto il mio consiglio per abbellire e poi avere a sua volta un ritorno. Ciao, Johan Furtos. Sì, allora questo è chiaro. Allora, il settore del giardinaggio è un settore in crescita perché grazie. Diciamo, dobbiamo sempre prendere del buono, no? La parte buona di ogni evento, anche sconvolgente come è stato il coronavirus, hanno, diciamo, questo evento ha fatto riflettere, le persone che, diciamo, che hanno capito che, insomma, a casa ci devono stare bene, no? Che è capitato che dovendo stare in casa, un conto avere la casa col giardino con gli infestanti, un conto avere una casa col giardino magari con la piscina è fatto bene da vivere. E quindi c'è proprio una tendenza, un tendente aumento ad investire proprio nella casa, quindi nelle strutture della casa, negli arredi della casa, ma anche nel giardino e anche nelle piscine, nelle vasche idromassaggio e tutta quella roba lì. Però questo non toglie che
comunque un giardiniere generalista è svantaggiato rispetto a un giardiniere specializzato. Ok? Se volete capire che cos'è un giardiniere specializzato, poi vi spiego meglio, perché ora vi racconto anche di un altro ospite. Ok? Dopo Heinz Beck e Teo Musso ha parlato un architetto, okay? Un architetto specializzato nella realizzazione di locali, okay? Che si chiama, ora lascio, vero, boom delle piscine, si chiama Andrea Langhi, okay? Tra l'altro lui praticamente seguiva dei corsi di marketing che ho seguito pure io ed è stato il primo giardiniere, il, sì, primo giardiniere, il primo architetto a specializzarsi in una nicchia. Ok, faccio un passo indietro e parlo della categoria degli architetti. Allora, gli architetti che un tempo, diciamo, erano delle persone benestanti. Ciao Daniel Boaretto, il re di Preventivo Vincente, signori. Voi non lo sapete, ma è arrivato il re del Preventivo Vincente. E poi una sera raccontiamo pure questa esperienza. Daniel Boaretto è il re del Preventivo Vincente. Qualche anno fa, gli architetti, 10-15 anni fa, 20 anni fa, gli architetti guadagnavano bene. Poi, da quando sono uscite le catene di mobilifici, che è tipo l'IKEA, Mondo Convenienze, quella roba lì dove dentro trovi il ragazzotto, okay, che davanti al computer in 448 ti fa il disegno, ti fa la progettazione della casa perché ti deve vendere i mobili, gli architetti sono andati a puttane come categoria, okay? Quindi sono rimasti solo quelli quotati, quelli che si facevano pagare bene, quelli che si fanno pagare bene, che lavorano per i ricchi, mentre tutti gli altri architetti sono andati in giro a fare commessi, a fare i lavori più disparati. Ok? Esempio, e ovviamente non per offendere la categoria, una mia amica che fa l'imprenditrice agricola faceva l'architetto, poi da architetto è passata a lavorare proprio dentro un mondo convenienza, un qualcosa del genere, e poi ha ripreso in mano un'azienda di famiglia e quindi ora fa l'imprenditrice agricola e produce verdure di stagione molto buone, che a volte me le porta anche a me. Però lui invece ha resistito perché si è specializzato nella realizzazione, nella progettazione dei locali. Okay, quindi lui è un architetto specializzato, l'architetto, diciamo, l'unico architetto specializzato nella progettazione di locali, che o si proclama tale, e come tale è diventato il più famoso d'Italia. Magari se non fosse stato architetto specializzato nei locali, non sarebbe mai diventato l'architetto più famoso d'Italia per una sottocategoria. Non so se mi seguite, ok? Cioè voi che siete giardinieri, no? Voi dovreste capire qual è, diciamo, la vostra specialità e pubblicizzarvi per quella specialità, non per far tutto. Non dovete mettere quelle cazzo di liste della spesa sui vostri furgoni pensando più roba metto e più persone mi chiamano. Proprio no, perché ve l'ho detto, giardiniere generalista uguale giardiniere medio uguale giardiniere mediocre, quella è la percezione che date. E poi voi piangete perché la gente vi vuole pagare poco, perché nel condominio vi hanno mandato via il primo soffio di vento, quindi al primo che passate ho offerto 10 euro meno all'anno su un contratto di manutenzione annuale. Ok? Cioè, vedete che non si può lavorare nel 2021 senza sapere, conoscere questi concetti. Se io so fare tutto, vuol dire che non so fare niente. Non vuol dire che se fare tutto e mi chiamano più persone, come quell'altro che in un gruppo qualche giorno fa, nel gruppo IGP, ha fatto vedere fiero il suo bigliettino da visita in cui diceva giardiniere, impianti di irrigazione e pittore di ringhiere. Ok? Non è che, cioè, è chiaro che se vai in un giardino e c'è del lavoro, fai anche, dipingi anche le ringhiere, rifai anche gli intonaci, ma non lo scrivi sul furgone, non lo scrivi sul sito. Ok? Dovrebbe essere chiaro. Ripeto, se non conoscete questi concetti, sono nel corso Imprenditore del Verde. Trovate un link, ci cliccate sopra, c'è scritto tutto l'elenco che contiene, cioè quello perché cosa nasce e tutta la roba per cui vi aiuta. Ok? Costa 250 euro più IVA. Fatevi un piacere, non lo fate a me. Ok? Me per misere 250 euro non mi cambia niente. A voi 250 euro spesi in quel modo vi cambiano la vita. Quindi cliccate e prendetelo e tagliate la testa al toro e iniziate a capire questi concetti qua. Ok? Se ci fate caso, se, diciamo,
diciamo, siete scettici nei miei confronti, basta che guardiate un attimo la ristorazione. State notando che oramai ci sono piadinerie, polpetterie, yogurterie, insalaterie, tutta roba che finisce per IE, ok? Tutte attività specializzate. Cioè, una volta si facevano tutti i prodotti, ora nella ristorazione si va in verticale, ok? Cioè, si sceglie un prodotto e si sviluppa. Poi non è detto che nella polpetteria non troviate anche il piatto di pasta, ma quel ristorante, invece di dire io faccio carne, pesce, mari, monti, colline, topi, cani e frittate, che dice che fa solo una cosa. E innanzitutto richiama più l'interesse delle persone, che le persone percepiscono come quel locale, come un locale specializzato nel fare qualcosa, e dico fammi andare a assaggiare come sono queste polpette, e magari è disposto. Mancano le spiederie, con famosissimo spiedo bresciano, che ogni volta che ci penso mi viene fame, che anche stasera dopo aver mangiato 6 kg di carne avrei ancora fame di spiedo bresciano. E quindi, giardinieri, cioè, questo è un problema per voi, perché è la fonte del vostro male, che i vostri mali, il fatto che i clienti vi vogliono pagare poco, o che dite che la gente, che tutti non hanno soldi e che tutti tirano sul prezzo, ok, il fatto che vi fottano il lavoro la bolbetta, il fatto che vi rubino i lavori, quelli che lavorano in nero e che escono a basso prezzo, è dovuto semplicemente e unicamente al fatto che le vostre aziende sono generaliste. Ok? Va bene, io accetto inviti. Tra un po' devo iniziare a girare per Milano, un attimo si viene a Brescia. Vengo subito. Veramente, se mi volete invitare a cena, io sono disponibile. Mandate una mail a agricoach@difonso.com. Valentino Russo, da noi a Monza c'è macellerie monzesi con gli hamburger, sta facendo affari loro, perché magari tu vai lì, ti scegli la carne e ti fanno l'hamburger. Cioè, quello poi è tutto un altro gioco anche d'esperienza. Cioè, quello è un altro discorso, ragazzi. No, hai ragione Valentino, hai preso nel segno, ma il fatto poi di andare in un posto che è in macelleria, che tu ti scegli la carne, magari te la tagliano al coltello davanti. Ciao Edoardo, quando passi per Viterbo sono il benvenuto, grazie, invitatemi ragazzi, poi metterò un link di Calendly con le cene che ho a disposizione, voi vi prenotate, io vengo a Scrocco, faccio un tour dell'Agricoach a Scrocco. Il discorso, quello dell'esperienza, Valentino, c'è, però si differenzia per l'esperienza, pensandoci bene. Cioè, invece di andare a mangiare il semplice hamburger, magari anche l'hamburger gourmet molto buono, buono come quello della macelleria, vai in un posto dove fai l'esperienza, che ti scegli il tuo pezzo di carne, te lo tagliano, ok? E così ti distingui. Invece di fare l'ennesima hamburgeria, perché capiamoci bene, il mercato della ristorazione a livello di marketing è 100 anni avanti rispetto a quello del giardinaggio. Quindi, mentre il giardinaggio ora è ancora tutto pieno di aziende indifferenziate, tranne quelle che crea l'Agricoach, ovviamente. Non so se conoscete le aziende differenziate di Agricoach, andatevi a vedere i siti. Ora non ve li elenco tutti, ma vi faccio un esempio perché ora ci arrivo col discorso. Quindi, mentre voi siete al principio del marketing, ok? Cioè, avete voi, grazie all'Agricoach, ovviamente, che nel 2020 ha iniziato a parlare di questi concetti, voi siete all'inizio e siete fortunati perché vi basta poco per distinguervi, ok? Se andiamo alla ristorazione, prima c'erano ristoranti generalisti, allora qualcuno ha detto, ok, allora io faccio l'hamburgeria, mi specializzo nel fare gli hamburger, ok? E sono nate tante hamburgerie. Ciao Fabrizio Galvaresi, ciao Alessandro, con il tuo corso ieri ho provato a fare un preventivo, come lo spieghi tu, è andato a buon fine. Grande! Però qui, caro Fabrizio, devi fare i conti con Daniel Boaretto, che è il re di Preventivo Vincente. Ragazzi, fatti non pugnette con l'Agricoach, ok? Fatti non pugnette. Comprare o provare per credere, come diceva Mike Buongiorno. Corso, guardate, ci cliccate ora, prendete la carta di credito, strisciate, ma non dovete nemmeno strisciare, dovete solo inserire il numero, ok? E
e vendete facile, capito? Dimmi, Fabrizio, cioè, ci sono spiegate delle cose che voi non aveste mai immaginato che ci fossero, ok? Cioè, con qualche piccolo trucco vi cambia la vita. Con preventivo vincente, che fate? Abbassate la percezione del prezzo e aumentate la percezione del valore del vostro servizio. E boom, il gioco è fatto. Prendete lavori che prima prendevate a uno, li prendete a uno e mezzo, con una scioltezza che non avete mai pensato di poter provare, giusto? Giusto, Fabrizio Calvaresi, giusto, Daniel Boretto? Sì, si prendono lavori a cifre più alte in scioltezza, grazie a qualche lezione che dura un'ora. Invece voi siete ancora lì con la motosega nelle orecchie a non voler ascoltare l'agricoach. Ok? Ogni giorno, sempre di più, vi sto dando la dimostrazione, perché oramai, cioè, mentre prima, no, c'erano sì tanti giardinieri, ma tantissimi che hanno i miei corsi non vengono mai online, mai, ok? Non è per niente banale, ed è anzi, spettacolo, non è banale, cazzo, ma infatti io quel corso non so perché non lo vendo a 500 euro da solo, capito? E invece è un bonus di questo corso qui. Ragazzi, cioè, se voi volete iniziare a cambiare la vostra storia, la storia della vostra azienda, vi ho preparato Imprenditore nel Verde e il punto di partenza. Poi impazzirete, verrete a fare le consulenze, verrete a fare i siti, verrete a fare di tutto. Ora vi dico questo e vi lascio, ragazzi. Rimanete, non andate via, non andate via, ora vi dico una cosa importante. Finisco il discorso dell'hamburgeria. Quindi, prima Fabrizio Calvarese dice: chi non l'ha comprato ha perso davvero tanto, ma l'ho rimesso in vendita a un prezzo più alto, quindi non c'è problema. Per questo mese, per ottobre-novembre, lo teniamo a 249 più IVA, ragazzi. Ok? C'è ancora una possibilità, vediamo se vi fate scappare anche questa. Ok, poi o lo levo dal mercato o lo metto a 500, che quello dovrebbe essere il prezzo minimo. Dicevo, ristoranti tutti indifferenziati come voi siete giardinieri indifferenziati. Tra l'altro, vi faccio presente il nuovo acquisto Fabrizio Calvaresi, che è specializzato in... c'è da correggere qualcosina, ok? È specializzato in giardini giapponesi e la sua azienda si chiama Niwaki. Ok? Già. Cioè, già uno vede, magari sul web, trova un bigliettino da visita e dice: cazzo, uno che fa giardini giapponesi, interessante. Invece ci sono altri milioni di giardinieri uguali. Comunque, torniamo alla ristorazione, che siamo in tema. Quindi, prima c'erano ristoranti tutti uguali, poi uno ha detto: dai, facciamo un'hamburgeria. E funzionava, perché era specializzata, e tutti dietro a fare le hamburgerie. Ok? Quando c'erano già tante hamburgerie, che cosa è successo? Che qualcuno ha detto: ok, facciamo un'hamburgeria gourmet. Ok? Quindi si è dovuta trovare la specializzazione della specializzazione. Ragazzi, vabbè, l'ho detto io questo, però non diciamo troppi, non sveliamo troppi trucchi. Ok? Non sveliamo troppi trucchi su preventivo vincente, sennò poi la gente non lo compra più. A parte che con qualche battuta non è che potete, ci sono 12 ore di lezione e 46 moduli, ok? Quindi non è che... mi sta finendo la voce, ho preso pure freddo oggi, sono uscito alle 6. Quindi, torno al discorso della ristorazione, cioè vedete che il settore della ristorazione, che ha avuto uno sviluppo, ha avuto, diciamo, un'apertura verso il marketing già da 8, 9, 10 anni, ok? È già un altro livello, ok? Cioè, sono nate le specializzazioni, sono nate le sottospecializzazioni, no? Da ristorante generalista, hamburgeria, addirittura hamburgeria gourmet, ok? E ora vi dico una cosa stupenda, ragazzi. Con 249 euro, ragazzi, un preventivo te lo sei pagato. Ah, ora racconto la storia del preventivo di Daniel. L'altro giorno una signora lo ferma e gli chiede il prezzo per fare una potatura di una siepe e gli dice la parola magica: però tu sei onesto, giusto Daniel? Poi dammi la conferma perché io sono fuso sti giorni. E gli chiede di fare il prezzo onesto, che Daniel la guarda un po' male, con gentilezza suppongo, perché è un professionista. E dice: signora, io faccio il prezzo, io sono un giardiniere professionista, sono un giardiniere bravo, faccio il prezzo che devo fare, ok? Non posso regalare la mia professionalità.
È così che Daniel è andato nel suo ufficio, ha fatto il preventivo con le tecniche di preventivo vincente e mi pare che abbia quotato, rispetto a quello che avrebbe fatto normalmente, 700-800 euro in più sul lavoro non enorme, che non sul lavoro da 50.000 euro, sul lavoro di qualche migliaio di euro. Ok? Quindi ha fatto solo ieri, grazie al preventivo vincente, 700-800 euro. Quanto hai fatto in più rispetto a quello che avresti fatto, Daniel? Così lo facciamo capire un po' di gente che ha ancora paura, che ci sono persone che hanno ricci nelle tasche, che hanno paura a spendere 250 euro per il loro futuro. Cioè, ragazzi, siete fuori di testa. Dicevo. Ok, quindi la specializzazione. L'architetto specializzato in locali praticamente ha fatto una specie di rivelazione. Ha detto: signori, io ora quello che sto facendo, tutti genovesi, sì, tutti genovesi, quello che sto facendo è che sto realizzando dei de locali basandomi sul concetto dei cinque sensi. Ok, quali sono i cinque sensi? Sapete, vista, tatto, olfatto, udito, e c'è un altro che ora non mi viene, devo ripercorrere dietro, olfatto, l'ho detto, vabbè, comunque sono 5, li sappiamo, ok? Quindi come creare l'esperienza in un locale? Andando a esaltare, ok? Ah, tu gli hai detto onesto per lei, onesto per me, grazie, grande, ok? Quindi come creare l'esperienza in un locale? Andando a esaltare tutti i 5 sensi, ok? E praticamente questo architetto ha, in un certo senso, ha pavoneggiato questa cosa, no? Io ho inventato questo approccio dei cinque sensi. Ora, chi mi conosce un po', io già diversi mesi fa ho creato il giardiniere dei cinque sensi. Ok? Perché chi viene in consulenza con me e fa i siti, io praticamente che faccio? Analizzo il suo settore, cioè il suo contorno, ok? Giusto 700 euro in più. In quanto Dani, in un pomeriggio, che grazie al corso di AgriCoach, Daniel solo con un colpo fa 700 euro in un pomeriggio, con un preventivo, che e voi avete paura di spendere 249 euro. Però se non spendete quelle 249 euro, non farete mai 700 euro in più con un solo colpo. Con un solo colpo. Con un solo colpo, ragazzi. Chi fa la consulenza con me, chi fa il sito con me, noi andiamo a fare un'analisi della sua zona, andiamo a vedere come sono messi gli altri giardinieri, sia offline che online, che io vi creo strategicamente un qualcosa che vi differenzi, ok? Anche in base a quella che è la vostra storia, ok? Cioè, esempio, se uno opera da tanto tempo nel settore del giardinaggio, anche il fatto di avere una storia, quindi da tanto tempo, è un elemento differenziante. Si chiama differenziazione per storicità. Ok? Io già da qualche mese andate a vedere www, solo 3v.lagodentro.it, ok? Con il giardiniere Davide Pettoel. Abbiamo realizzato questo brand e lui è il primo giardiniere e il Five Sense Gardener, ok? Cioè è il primo giardiniere dei cinque sensi in Italia, ok? Quindi lui non fa i giardini come tutti quanti voi, ragazzi. Lui fa giardini dai cinque sensi che vanno a stimolare i cinque sensi. E secondo voi, ora io conosco qualcuno ma non conosco tutti, quindi tranne quelli che hanno fatto il sito con me, è chiaro, o quelli che magari lo stanno facendo, se uno dei miei giardinieri capita nella vostra zona, cari ragazzi, se uno dei miei giardinieri capita nella vostra zona, cioè a voi vi rimangono solo le briciole, vi rimangono solo i lavori di merda, ok? I pratini, le siepettine col cliente che tira sul prezzo e che se vi fermate a fumare una sigaretta, a rispondere al telefono, vi dice: no, ma tu ti sei fermato 25 secondi, quindi in quell'ora ti devo levare 25 secondi, 20 euro diviso 3600 secondi per 25. Ok? Voi continuate a fare come si è sempre fatto,
come vi ha insegnato vostro nonno, come avete visto dal vostro datore di lavoro, ok? Anche se non state considerando il fatto che tutti i settori sono evoluti, tranne il giardinaggio. Che nella ristorazione, i discorsi che faccio io, li hanno iniziato a fare 10 anni fa. E ora ci sono community di ristoratori che seguono il marketing impressionanti. Ok? Sono gruppi, come gruppi di giardinaggio, ma gruppi di ristoratori che fanno marketing con 20-30.000 persone, 40.000, 50.000 persone. Tutti i ristoranti oramai sono specializzati. Cioè, quando si apre un nuovo ristorante, è molto difficile che sia un ristorante generico. Ok? Invece voi continuate ad aprire le vostre aziende generiche e invece di investire in consulenza con me, vi comprate 40 motoseghe, 6 trattori, un camion, un ribaltabile con 3 pinze, quindi con capacità di carico nulla, perché dovete avere una pinza a destra e una a sinistra. Capito? Settimana prossima allestimento, scritte sul camion. Sì, però ti manca un pezzo a te, Fabrizio. Ti manca un pezzo fondamentale. Tu stai temporeggiando, ma rischi... Aspetti, conviene prima parlarne con me, perché così tu stai performando al 70%, esprimi al 70% le tue potenzialità, non al 100%. Con il logo, sì, ma poi non puoi fare le toppe. Ragazzi, ho visto un furgone brandizzato l'altro giorno, bellissimo. Avevo un adesivo così sulle porte, così, cioè... Allora, aveva questa grandezza qua. Questo è un cavaliere da questo è una 5, ok? Avete presente? C'era così sulla porta e c'era scritto progettazione, realizzazione, giardini e impianti di irrigazione. Però non c'era né il numero né la mail, solo quello. Ok? Poi non la voglio postare perché sembra troppo di prendere per il culo, però lo posso postare come commento di questa diretta, così ha meno visibilità. Per voi lo facciamo, dai, tanto, cioè andiamo solo a fare del bene, a educare. Tipo quelli delle ferrovie, che cosa? Oh, sono sfatto, ragazzi. Siamo capiti, ragazzi? Cioè, giardiniere indifferenziato, giardiniere generalista uguale giardiniere medio, uguale giardiniere mediocre, ok? Alex Monteleone dice, oltre al fatturato dei giardinieri, hai fatto stime di crescita del livello a titolo nazionale, ossia il cambiamento, in quanto tempo si vedrà? Una domanda da $1000. Il logo piccolo? No, ora guarda, lo vedi, è una striscia stampata su, un adesivo fatto in casa, penso. Pure un po' scrostato, è una cosa orrenda, con un furgone rattoppato, c'è anche lo specchietto tutto con lo scotch, però secondo me lui era già pieno di clienti, mi sa di sì, era già pieno di clienti col passaparola e quindi non aveva tempo di fare queste valutazioni, non ha tempo di comprare un camion nuovo, capito? Perché è troppo pieno di clienti col passaparola. Bella domanda quella di Alex. Quanto tempo? Secondo me 5 anni. Ci vogliono 5 anni secondo me. Il tempo che voi crescete di numero, il tempo che voi diventate bravi, e attualmente non vedo nessuno di voi però che sta facendo una ottima fase educativa. Vi dico questo e me ne vado. Allora ragazzi, che cosa cazzo ci fate col marketing? Oltre a differenziarvi, nel marketing c'è quella che si chiama fase educativa, ok? Sono 4 le fasi del marketing. Fase di attrazione e profilazione, con la quale attraete potenziali clienti, vi fate notare. Fase educativa, quindi educate i vostri potenziali clienti a dire sta tazza non la devi comprare a 10 euro, tu la devi prendere, non devi prendere la tazza bianca a 10 euro, devi prendere la tazza colorata, ok, fatta bene, fatta a mano, fatta da un artigiano vero, ok, e devi essere disposto a spendere 20 euro, ok, perché se compri la tazza da 10 euro non sarai mai soddisfatto, non starai mai sfruttando al massimo il tuo giardino. Questa è la fase educativa, ok? Se io vendessi tazze. Dopo c'è la conversione, quindi le persone che ho attratto le ho educate, ok? Nell'educazione cosa fare? Ciao Andrea Minella.
Se voi fate l'arboricoltore, nei video educativi spiegate al cliente, li fate capire, perché il cliente non lo sa, ragazzi. In Italia non c'è cultura del verde, non è colpa dei clienti che vogliono spendere poco. La colpa è tutta vostra, che voi non li fate capire. Cioè non gli fate venire in mente che può spendere di più. Cioè per lui potare un albero è mozzarlo o potare con i tagli di ritorno e fare tutto correttamente. Ma se non glielo spiegate voi e non glielo riuscite a spiegare una volta che andate là, quando vi presentate per il sopralluogo la prima volta, non glielo potete spiegare. Dovete fare video per un mese, 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, così la gente intorno a voi inizia a ascoltare, si inizia a educare. Come io sto facendo con voi. Questa è la fase educativa. Esattamente, voi iniziate a capire. L'altra volta eravate un po' scettici, stavolta, ma sai che forse c'ha ragione l'agricoach? Domani, sì, ma se, guarda, secondo me c'è sempre più ragione, perché vi sto spiegando i vantaggi, vi sto spiegando le differenze. Questa è la fase educativa, quindi se tanti giardinieri, che ora aumenteranno sempre più rapidamente, iniziano a fare la fase educativa nelle varie zone d'Italia, si innalza anche la cultura del verde dei committenti, dei clienti. E quindi state attenti, voi giardinieri che siete nel basso, okay, che poi veramente tutti i clienti medio buoni se li prendono i giardinieri che faranno marketing, e voi rimarrà veramente la spazzatura umana di clienti. Alex Montelone, mi sto impegnando sull'educazione, poi mi tiro le orecchie per stamattina. Sì, ho anche visto un pezzo di diretta oggi, perché io vi guardo, ragazzi, io vi guardo. Tra l'altro devo fare proprio una diretta su come utilizzate Facebook voi, su come utilizzate i social, ragazzi. Cioè, se voi fate la manutenzione a un condominio di merda, ok, in una giornata grigia, e avete un cellulare con sopra le ditate del grasso della motosega, non fate la foto, non la pubblicate sui social. Perché se voi fate la foto di un giardino brutto che si vede male in controluce, cioè date la percezione di un'azienda squallida, ok? Quindi vi chiamano qui clienti squallidi, ok? Non si usano così i social, ragazzi. Bene, signore e signori, io vado a nanna. Spero di trovare un bel film, ma tanto tra 3 minuti dormo. E com'era Alex? Mi ricordi la frase con la quale devo chiudere ora? Se il giardiniere vuoi diventare, il corso dell'agricoach devi comprare. Ok, compra Imprenditore del Verde, cliccate sopra, ragazzi, andate a vedere che contiene. Ok, vi hanno già spiegato che lo comprate, studiate preventivo vincente, in un giorno recuperate i soldi, quindi 250 euro, di che cazzo stiamo parlando? La vostra evoluzione.